Ehi, Mr. Negative è stato visto nei pressi del Feast di Chinatown e Miles è sparito. Pensi che... Sono sicura che Miles stia bene. Lo stiamo cercando. Trova Martin Lee. Ci sarà anche Miles. Per forza. Vado a controllare. Se solo si azzarda a toccare Miles. Pronto? Sono Connors. Scusa, ho chiesto a Harry il tuo numero. Ascolta. Per favore, torna in laboratorio. Dobbiamo rimuoverti il simbionte. Ha già messo radici nella tua mente e può soltanto peggiorare. Ho da fare! Non ascoltano mai! Ho lasciato il meglio di me. Non sono qui per combattere. Kraven tiene prigioniero l'altro Spider-Man in una vecchia villa a est della città. Mi ha salvato. Voleva che ti trovassi. Quindi io non avevo altro modo. Gli devo la vita. E molto di più. Sbrighiamoci a... No! Tu resti qui. Devi essere fiero di lui. Lo sai, ti assomiglia. Gli ricorda me. Non mi conosce neanche. E nemmeno Miles. Si rende utile una volta e all'improvviso è un eroe. Appena Miles sarà in salvo, lì tornerà in galera. Non ora, MJ. Spider-Man è più un rischio che una risorsa, eh? E adesso? Ora chi ha bisogno del vecchio Spider-Man? E che avrebbe di speciale il nuovo Spider-Man? Non riesce neanche a fermare dei cacciatori. Hanno distrutto la EMF, la mia vita! Perderò la casa di May per colpa loro e... Grave! Uccidi, grave. Chissà se quel ragnetto sopravvivrà. Lui dov'è? Dov'è Spider-Man? Trovalo da solo. Spingo, forza! Sposto! Dimmi! Dov'è? Subito! Più vicino a quanto pensi. Dimmelo! Vuoi liberarti?
hanno assicurato che è indistruttibile. Ma io credo che tutto si possa distruggere. Eppure ti trattieni ancora. Forse io posso motivarti. Te la sei cercata. Smettila di nasconderti! Ecco di cosa sono capace! Considerano un dio! Ma sei solo un vecchio malato che cerca una via di fuga! Lo sapevi allora? Allora saprai anche che non morirò in un letto! Il mio ultimo respiro spetta a un mio pari! Fammi a brandelli e mostrami come un trofeo per le strade! Splendido! Spero ti stia divertendo, perché stanotte finirai male. Ma studio tutte le mie premi. Sei agile, intelligente e vulnerabile alle emozioni. Sei come me. Non montarti la testa per un briciolo di potere. Liberalo! Ah! 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 Ah!
Perché mi nascondi la tua vera forza? Sono solo un vecchio malato. Ma respiro ancora. Zitto! Zitto! Forza! Spezzami tutte le ossa! Consegna il mio corpo ai vermi e ai topi! Sta zitto! Uccidi, 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 fallo a pezzi. Ti strapperò via gli arti. Fallo, o ti squarterò e ti appenderò tra i miei trofei. Devo allontanarmi. Qui, a me! Non volevi affrontarmi da solo? Non puoi sfuggirmi! Anni un predatore che fosse in grado di sconfiggermi. Chiudi la bocca. E poi ho trovato te. E ora te ne pentirai. No, non lo farò. Non lascerò che sia Dio a decidere il mio destino. Attaccate! Ora!
tieni, uccidi o verrai ucciso. Mi dispiace. Volevo... Ehi, ehi, sono io. L'hai quasi ucciso! Che stai facendo? Fuori dai piedi, Miles! Sempre dai piedi. Avrei potuto sistemare tutto! E come? Strangolandolo? Noi non facciamo queste cose! Non farmi la predica! Sei tu quello che fugge dai suoi problemi! Sei tu quello in cerca di vendetta! Vendetta? Volevo solo proteggere la mia famiglia! Proteggere te! Non sei migliore di me! Non dico questo! Sei più forte di una tuta! Non ascoltarla! E poi dovrei ascoltare te! Sì! Ascoltami! Di cosa hai paura? Pensi davvero? Volevo solo salvare tutti! MJ! May! E ora la città pensa che sia io il problema! Tu mi credi il problema? Ma non lo sono più! Io sono la soluzione! Lo so, io... No.
Dobbiamo essere più forti di così. Stavolta dovrai salvarti da solo. Io non posso! Sì, invece. Non intendo perderti. Amico, concentrati su di me. Avanti, tu sei più forte. Mi senti? Forza, andiamo. Negli ultimi giorni io... Scusami, Miles. Ti ringrazio. Per tutto quanto. Sono Spider-Man, no? Non è stato Spider-Man a salvarmi. È stato Miles. E adesso? Parlerò con Connors. Lui sa come distruggerlo. Harry, invece... Non serve a lui. Suo padre sta cercando un'altra cura che non richieda creature aliene. Se hai bisogno, puoi chiamarmi quando vuoi. Beh, prima devo dire a mia madre che ha ancora un figlio. Lo so. È bello riaverti, amico. Dottor Connors, ho tolto la tuta. È in trappola. Cosa faccio adesso? Portala alla Oscorp Tower. C'è una capsula per tenerla sotto controllo. Io devo occuparmi di alcuni preparativi. Ti avviso quando sono pronto. Una domanda prima di vederci. Ora che hai rimosso il simbionte, come ti senti? Bene. Mi sento sollevato, ma mi vergogno delle mie azioni. Non è colpa tua. Restano ancora troppe incognite. Avvisami subito se percepisci dei cambiamenti di umore o di comportamento. Ma l'ho tolto. È passata, no? Sì, probabilmente. Ma fai il possibile per contenere quell'affare.
Ricevuto.